In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno, apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri». Oggi lascio commentare il Vangelo al regista Zeffirelli. Da parte mia, preferisco di gran lunga il Gesù di Pasolini, molto più sobrio e rispettoso del testo originale, ma devo dire che su questo brano evangelico Zeffirelli ha lavorato bene, con l'enfasi di cui è certamente maestro, ma anche con la capacità di ridire quelle parole del Vangelo con un linguaggio più adatto ai nostri tempi. Mi piace ad esempio quel monito violento di Gesù: «Maestri del nulla». Bellissimo. Ascoltiamolo. «Io sono venuto in questo mondo per rendere la vista a quelli che sono ciechi. E per toglierla a coloro che credono di averla». «Che cosa vuoi dire con questo? Che noi che siamo giusti siamo ciechi?» «Se voi foste ciechi, sareste senza peccato. Ma poiché dite di vedere, la vostra colpa rimane». «Ebbene, il suo potere gli viene da Dio!» «Gli scribi non parlano per noi!» «Questo uomo è assistito dal diavolo!» «È un profeta! È un ciarlatano! Un fanatico! Un malfattore! Dobbiamo cacciarlo dal tempio!» «È un bestemmiatore! Un bugiardo!» «Guai! Guai a voi, scribi e farisei! Ipocriti, guai! Voi chiudete le porte del cielo davanti agli uomini! Invitati non entraste, né lasciaste entrare gli altri! Maestri del nulla! Che filtrate un'inezia e inghiottite un cammello! Guide cieche, vi prostrate davanti alle minuzie del diritto e calpestate il cuore della legge! Giustizia, misericordia, fedeltà! Voi siete ipocriti come sepolcri imbiancati, che sembrano splendidi di fuori, ma dentro pieni di ossa di morti e di putrefazione. E a voi che ponete il vostro orgoglio in questo tempio perché lo avete ornato di belle pietre, io dico che Dio lo abbandonerà e che non ne resterà pietra su pietra. La vostra è divenuta la casa della desolazione. Non è più la casa di Dio, ma della lucertola e del ragno. Serpenti, razza di vipere, come potete sperare di sfuggire all'ira che vi sovrasta? A voi che allontanate da me i vostri figli, io dico che potrete rivedermi ancora solo il giorno in cui riuscirete a gridare: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Perché io e il Padre mio siamo una e una cosa sola.